Ecco, voi i miei pomodori sono immensi. Eccoli qua. Sto maturando. Ci sono vedere vari tipi. Questo qua che è il cuore di bue. Questo qui il datterino. Altro cuore di bue. In fondo abbiamo altri datterini. Di là un altro tipo ancora, tipo genovese. Di qua invece ho il peperone. Tra l'altro sono tutte della famiglia delle solanacee, quindi hanno bisogno di tanto sole per poter crescere. 32 di massima e minima, 20 sono le temperature perfette. Poi di terreno leggermente molle, concimazione una volta al mese con il concime universale, in granuli però, non liquido perché sennò ti spacca le radici in due. Poi c'è un altro problema con i pomodori, che se piove troppo forte si spaccano a metà e li vedete proprio dividersi. Questo qui invece è il peperoncino. Abbiamo tre tipi, questo qua è il diavolicchio, questo qua è il peperone. Il diavolicchio ha tipo 20.000 shu, quindi leggermente piccante. Questo è l'abanero Red Savina, dai 140 ai 340.000 shu, quindi estremamente piccante. C'è questo è il peperoncino tondo. Ops. Mi abbasso un attimo, eccolo qua. Il tondo calabrese è intorno ai 15.000 shu, quindi leggermente piccante. Anche loro i peperoncini hanno bisogno di una concimazione media, medio alta, una volta al mese. Sempre con concimi per ortaggi. E annaffiature regolari ogni sera quando fa caldo. Questa invece è la zucca. Bisogna stare attenti con le zucche perché bisogna dargli molto acqua per i loro frutti. Questa qui è enorme, è gigantesca. Fate una proporzione con la mia mano, che è un po' piccolina, ma aspettiamo ancora un mesetto e sono pronte. C'è questa l'insalata. Non ha bisogno di particolari tensioni. Quindi ho concimato anche un po'. Per concimare. È così. Guardate. Fatto. Concimazione fatta con terreno nero ricco di humus. Non l'hummus dei ceci, eh? Hummus! Hummus! Con una sola M. Eccola qua. Questi invece sono sempre datterini. Questo non è il cuore di bue, un'altra cosa, un'altra verità. Ecco, questa invece è la zucchina. Che è fettente, che ha bisogno di concimazioni intense, altrimenti viene o troppo grande o troppo piccola. Lì è venuta troppo piccola quella piantina di zucchina lì. Quindi concimazioni regolari e innaffiature regolari. Come potete fare? Innaffiare la pianta che è piccola e non innaffiare quella grossa, in modo da regolarle le dimensioni. Perché mi è capitato che una pianta mi crescesse minuscola e l'altra è enorme. Vabbè, di qua c'è il basilico, il rosmarino che è un po' secco e per ora questo è tutto dal mio orto. Questa è la nigella damascena.
che è un fiore, era un fiore, adesso si è trasformato in questa capsula. Dove dentro ci sono i semi. Ragazzi, guardate qua, stanno massacrando. Le zanzare sono micidiali. Poi invece la cicoria. Domani tagnerò un bel ceppo, perché poi ricrescerà. Questa è l'erba Luigia, rosmarino. Questa invece è la pianta di zucca, la zucca moscata, cucurbita moscata. E niente, ci vediamo al prossimo video. Rientro in casa perché mi stanno mangiando le gambe. Al prossimo video. Seguitemi anche sul mio canale, il profilo Instagram.